Nuovo appuntamento con Tra le righe, incontro con l'autore, ma dalla libreria Padre Pio a San Giovanni Rotondo. Anche quest'oggi vi presenteremo diversi testi che spaziano dalla spiritualità alla preghiera, tematiche legate ai giovani e alla famiglia. A proposito di preghiera, partiamo con un testo che è molto semplice da ricordare, edito dalla PM, firmato da Papa Francesco. Il testo si intitola semplicemente Preghiera, respirare la vita ogni giorno. Come ha detto lo stesso pontefice, la preghiera è un'arma potente, una vittoria sulla solitudine. E allora andiamo a leggere una preghiera, ce ne sono diverse che potrete anche scegliere, magari ecco, pescando così casualmente tra le pagine di questo libro. La preghiera delle cinque dita ed è una preghiera scritta quando Papa Francesco era arcivescovo a Buenos Aires. La preghiera del pollice. Preghiamo per coloro che ci sono più vicini, le persone di cui ci ricordiamo più facilmente. Pregare per i nostri cari è un dolce obbligo. E poi la preghiera dell'indice, preghiamo per coloro che insegnano, educano e curano, maestri, professori, medici e sacerdoti. Hanno bisogno di sostegno e di saggezza per indicare agli altri la giusta direzione. E poi la preghiera per i governanti, i presidenti, i parlamentari, gli imprenditori, i dirigenti. Sono le persone che gestiscono il destino della nostra patria e guidano l'opinione pubblica. Hanno bisogno della guida di Dio. E poi arriviamo all'anulare. Questo dito, il più debole, è lì per ricordarci di pregare per i più deboli, per chi ha sfide da affrontare, per i malati. Hanno bisogno delle nostre preghiere giorno e notte. Preghiamo anche per le coppie sposate. E poi il mignolo, il più piccolo. Preghiamo anche per noi stessi, sentendoci piccoli di fronte a Dio e al prossimo, solo dopo che avremo pregato per tutti gli altri, potremmo capire meglio quali sono le nostre necessità, guardandole dalla giusta prospettiva. Dunque, è un libro che si legge con grande scioglievolezza, con grande semplicità, le parole belle, quelle semplici e edificanti, di Papa Francesco, dedicate alla preghiera, edito dalla PM. E ora un libro scritto da un sacerdote romano che è attualmente direttore del servizio per le vocazioni della diocesi di Roma, è stato anche musicista prima di entrare in seminario e continua a guidare tanti giovani nel cammino appunto vocazionale e ha scritto questo libro intitolato Solo l'amore crea, le opere di misericordia spirituale, libro edito dalla San Paolo. Questo libro, leggiamo la prefazione di un altro pezzo da 90, Monsignor Matteo Zuppi, questo libro ci aiuta a vivere la misericordia tutti i giorni, facendoci sentire Dio che continua a misericordiare, a scegliere noi di farlo con tutti, aprendoci gli occhi per vedere e capire il mondo e il prossimo. Quindi già dalla prefazione vi accorgerete che è davvero un libro che aiuta, che guida, perché? Anche perché leggo un passaggio che è una sorta di dedica di Don Fabio Rosini a proposito delle persone a cui dedica questo scritto e dice: questo libro nasce nella prima estate in cui non ci sono né mio padre né mia madre. Questo libro è dedicato a loro che mi aspettano in cielo e che mi hanno aspettato tanto, troppo, anche qui sulla terra. Da loro ho avuto tante buone certezze, migliori insegnamenti, eppure con loro sono stato ignorante e cattivo. Li ho addolorati, offesi e spazientiti, ma nessuno ha pregato per me più di loro. I conti non tornano. Libro che è dedicato appunto a loro e nell'introduzione, sempre a firma di Don Fabio, vi leggo un passaggio, perché poi il libro va letto tutto d'un fiato, a mio modesto parere, proprio dall'inizio alla fine, per trarre quel beneficio che davvero le parole di Don Fabio creano. In punta di piedi, sperando di non importunare nessuno, ho preso il coraggio di parlare delle opere di misericordia spirituale. Possiamo serenamente mettere in cantina, nel ripostiglio del religioso, tracce di spiritualità, quindi di cui questo meritevole mondo di attivismo sociale fa tranquillamente a meno.
quindi si parla ecco, delle opere di misericordia spirituale come di tutto quello che gira intorno alle onlus, al volontariato, alle ONG, eccetera. Però lui dice: voglio mettere da parte questo e parlare d'altro. Un mio amico mi raccontava che la vigilia di Natale era andato a portare assistenza ad una serie di senza tetto romani, insieme ad altri operatori simpatizzanti di un movimento cattolico. Finito il giro, notò che faceva ancora in tempo a venire alla santa messa di mezzanotte e allegramente sbottò: che bello, ce la facciamo ad arrivare per la messa. Gli altri quattro in macchina si erano voltati attoniti. La messa non era nei loro programmi, non li interessava. Erano simpatizzanti del movimento cattolico, ma non andavano a messa neanche a Natale. Il Natale lo avevano appena fatto visitando i senza tetto, rinunciando al cenone in famiglia. Beh, forse hanno ragione loro. Forse non c'è bisogno di alcuna opera di misericordia spirituale, né di preghiera, né di messe di Natale. O forse no. Sono stato parroco, racconta Don Fabio, e sono stato spesso presso i letti dei morenti. Ho cercato di celebrare la quasi totalità dei funerali dei parrocchiani. Cedevo solo se proprio non potevo essere presente, perché lì li celebravo molto volentieri. Ed è una prospettiva che mi ha scavato dentro, illuminato, fatto camminare nel cuore. Il momento in cui tutto si azzera, in cui le amicizie, le relazioni familiari appaiono nude, il dolore è autentico e non puoi dire stupidaggini. Le opere di misericordia spirituale, poi si avvia verso la conclusione Don Fabio, si occupano del cuore, del non senso, della solitudine. Qualcuno in passato ha pensato che la cosa più urgente per l'uomo sia il soddisfacimento dei suoi bisogni materiali. Per averlo ascoltato abbiamo dovuto raccogliere i pezzi di intere società disumanizzate. Di questi tempi, davanti alla mia chiesa, c'è stato un barbone bulgaro. Le avevo chiesto cosa volesse. Mi è sembrato di capire che volesse tornare a casa da sua madre. La mia conoscenza della lingua bulgara ha i suoi limiti. Gli ho organizzato il viaggio. Dopo una decina di giorni era tornato. Allora sono arrivati gli splendidi ragazzi della Caritas e ci hanno parlato. Lo hanno portato all'ostello. E così ho avuto un letto per dormire, un luogo per lavarsi e mangiare. Talvolta dormiva da loro, ma poi scappava e si piazzava da capo davanti alla mia chiesa. Mi salutava allegro chiamandomi per nome ogni volta che entravo o uscivo. Mi chiedeva molto poco, era quasi sempre ubriaco. Non capisco un'acca di bulgaro, ma ce l'ho fatta a capire cosa volesse. Che mi fermassi a parlare con lui, che sapessi il suo nome. Si chiamava Gheorghi. L'altro giorno l'ho fatto partire con l'aereo per la Bulgaria, una seconda volta. Non so se tornerà ancora. Non è facile chiacchierare con Gheorghi, però per questo ho scritto questo libro. Un libro che davvero riporta dei passaggi di riflessione molto interessanti, per questo ve lo consiglio, edito dalla San Paolo, Solo l'amore crea, Don Fabio Rosini, Le opere di misericordia spirituale. Per la Querignana, un nome che ormai conosciamo da molto tempo, monaco benedettino, anche dottore in teologia, Ansel Grüm, scrive questo libro, non so se sia recente o meno, perché Ansel Grüm veramente ne pubblica forse anche una ventina l'anno di libri. Si intitola Auguri di buon compleanno. E come scrive nella presentazione, in quarta di copertina, il compleanno è un giorno speciale. Amici e parenti lo celebrano insieme al festeggiato, augurandogli ogni bene per il nuovo anno di vita che lo attende. In questo libro Ansel Grüm invita a guardare con gratitudine all'anno appena trascorso e a scoprire dietro tutti gli auguri e buoni propositi il regalo più grande di tutti, la vita. Ti auguro che nel giorno del tuo compleanno tu possa riconoscere una cosa. Io sono una benedizione per gli altri. Sì, proprio io. Sono consapevole dei miei errori e delle mie debolezze, però posso riconoscere, senza superbia e con immensa gratitudine, che nella vita mi è stato concesso più volte di essere benedizione per gli altri. Così potrai lodare con riconoscenza a Dio per le benedizioni che in tante occasioni ha riversato su di te, perché ti ha dato di essere a tua volta una benedizione per gli altri. Il regalo più profondo e originale per chi ami davvero questo libro, appunto, che potete regalarvi per il vostro compleanno, ma che potete regalare per il compleanno di una persona a voi cara. Ansel Grüm, auguri di buon compleanno, edito dalla Querignana.
Fabrizio Mastrofini, psicologo e anche giornalista della Radio Vaticana, insieme ad essere anche collaboratore di diverse testate, tra cui Avvenire, firma questo libro intitolato Né castello né prigione, come affrontare i problemi della vita in famiglia, edito dalla LDB. E leggiamo la presentazione, giusto in quarta di copertina. Le statistiche su separazioni e divorzi evidenziano la fragilità della famiglia e dei suoi componenti. Tuttavia, anche se vivere insieme è difficile, ci si continua a sposare, affrontando delusioni, superando problemi complicati. La vita domestica può trasformarsi in conflitto, il dialogo tradursi in incomprensione, i contrasti emotivi sfociare in liti e, nei casi più eclatanti, in drammi umani da esiti tragici, come purtroppo la cronaca segnala di continuo. Appartenere a un gruppo, ad una confessione religiosa, ad una scuola, non mette necessariamente a riparo dei rischi. Ebbene, questo libro si rivolge a tutte le persone che si domandano perché le relazioni possono diventare difficili, che si chiedono come è possibile migliorare la vita di coppia e in famiglia, che non si arrendono di fronte alla conflittualità e intendono trasformare i dissapori in opportunità di cambiamento. La prima parte illustra tre approcci teorici che inquadrano le relazioni interpersonali. La seconda analizza le più comuni difficoltà della vita familiare e la terza si propone di offrire indicazioni pratiche per considerare la propria famiglia non un romantico castello né una prigione soffocante, ma un luogo dove poter maturare e crescere. E allora prendete nota di questo libro edito dalla EDB, Fabrizio Mastrofini, Né castello né prigione, come affrontare i problemi della vita in famiglia. Voglio solo consigliarvi al volo questo libro dedicato sicuramente a chi si occupa di discernimento e di vocazioni per i giovani, ma anche agli stessi giovani che sono in cammino, edito dalla San Paolo, Leonardo D'Ascenzo, Chi non rischia non cammina, vocazione, direzione spirituale e discernimento. Chi non rischia non cammina perché bisogna saper rischiare per prendere in mano la propria vita. E questo è un libro che appunto, vi segnalo, Monsignor Leonardo D'Ascenzo, vescovo di Trani, Barletta, Biceglie e Nazareth, e da un paio d'anni, appunto, in questo libro percorre un cammino che porta dalla vocazione al discernimento, passando appunto per quello che poi è la vita di ciascuno. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento con Tra le righe in libreria termina qui. Appuntamento alla prossima settimana. Thank you.